Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dopo le festività pasquali. Avete visto la scorsa settimana ci siamo riposati anche noi, non siamo andati in onda e torniamo più freschi di prima per questa nuova puntata dopo le feste di Pasqua. Tra poco si ricomincia con il calcio giocato, domenica prossima tutti i campionati abruzzesi dall'eccellenza fino alla terza categoria torneranno ad essere protagonisti anche della nostra trasmissione, ma ne parleremo anche questa sera con i nostri graditi ospiti. Prima però volevo ricordarvi come fare per interagire con noi, oltre alla pagina dalla quale state vedendo la diretta Facebook di Abruzzo Web TV. Potrete anche con il metodo tradizionale mandarci i vostri messaggi, le vostre precisazioni, le vostre domande al nostro numero telefonico via SMS, ovviamente 368 30 75 136 via SMS, ma anche WhatsApp, come gradite voi da casa. Tra poco, dopo la sigla, andremo a presentare i nostri ospiti, quindi rimanete con noi in diretta streaming su Abruzzo Web TV. Bene, eccoci in diretta per iniziare questa puntata di E Gol, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Abruzzo Web TV, ma che poi riproporremo sia su YouTube che sul sito vero e proprio, che ricordo, www.abruzzowebtv.it. Intanto andiamo a salutare nuovamente la nostra Tiziana Smargiassi, questa sera ha riproposto non una divisa ma un cappellino. Esatto, quello del Real Madrid. Si dice che finché la scaramanzia vale bisogna portarla avanti. Io un po' scaramantica ci sono, quindi visto che l'altra volta il Real aveva vinto non l'ho indossato ma l'ho portato. Perché però sappiamo che tifo Real. Mi raccomando domani sera, se proprio no, 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 perché piedi, non contro il Barcellona proprio. Posso tifare solo Juve io. Se tifo Real non posso mai tifare. Meno male, meno male. Va bene. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, perché Tiziana non è un ospite, ovviamente, ormai sono parte fissa. Integrante della nostra trasmissione. Ha già preparato anche qualche domanda piccante. Sì, assolutamente, ospite. Ho avuto anche dei suggerimenti. Allora, andando con l'inquadratura alla mia destra estrema abbiamo il direttore sportivo dell'Ortona, Giuseppe Di Santo. Buonasera direttore. Buonasera a voi tutti, grazie. Con voi parleremo di questa splendida vittoria del campionato con alcune giornate di anticipo della formazione giallo-verde presieduta dall'altro nostro ospite Rocco Jurisci. Buonasera presidente, benvenuto insieme al direttore, quindi ripercorreremo questa annata trionfale della vostra squadra che preannuncia annate sicuramente consone al blasone della vostra città. E poi abbiamo due ospiti di una formazione del girone B di promozione. Se l'Ortona andrà in questo campionato nella prossima stagione, essendo ancora in prima categoria, nel girone B di promozione abbiamo i nostri due ospiti del Delfino Flacco Porto Pescara. Inquadrato c'è Simone Di Lisa, contrariamente a quanto avevamo messo oggi nel post di presentazione, non dico il sostituto, ma diciamo mister Bonati ha preferito mandare lui, mister Bonati che salutiamo ma non è qui con noi per motivi di lavoro. Era uno scherzo per vedere se erano attenti i telespettatori, no? Infatti. E salutiamo anche il patron Quinto Paluzzi, che speriamo ci stia guardando, se non è in Africa dai suoi bambini. È tornato. E poi di fianco a lui abbiamo l'allenatore in seconda, il fido vice del mister Guglielmo Bonati, Giacomo Pietro Paolo. E poi parleremo anche del suo lavoro, perché il mister Bonati si circonda di diversi collaboratori, chiederemo a lui nello specifico di che cosa si occupa per quanto riguarda la parte tecnica. Allora, Tiziana, ricordiamo intanto che da casa, se vogliono interagire, possono mandare un SMS che arriverà direttamente ad Antonio Calabrese e leggerà
tutto quello che verrà scritto. Se non sono offensivi, non è male. Qualcosa abbiamo anche letto le altre volte. Oppure interagire direttamente sotto la diretta link sulla pagina di Abruzzo Web TV sulla pagina Facebook. E infatti mettete mi piace, perché così riceverete ogni volta le notifiche sulle varie dirette che ci sono. E ebbene, possono fare anche le domande ai nostri ospiti. Esattamente, se vogliono, speriamo che di ce ne siano genere. Diverse. Esatto. Allora, Tiziana, vogliamo parlare intanto anche con l'ausilio delle immagini, la clip numero 2, Nicola e Fabio. Cupello Pescara, questa è una gara che noi abbiamo seguito la scorsa settimana, una gara amichevole. Le tribune del comunale cremitissime, come mai si erano viste in infatti passato. Infatti, verrebbe da dire, anzi, ho sentito più persone, compresi i presidenti dei settori giovanili, Mazzarella, il presidente, comunque l'allenatore Di Francesco, che hanno detto magari avere uno stadio anche in eccellenza sempre così pieno ogni domenica. C'erano tantissime persone a vederla, soprattutto è stato bello il colpo d'occhio che hanno dato i ragazzini, perché c'erano diverse scuole calcio che sono intervenute, e ragazzini logicamente emozionatissimi nel vedere questa volta non tanto i loro beniamini del Cupello, quanto quelli del Pescara Calcio. Richiestissimi sono stati Memusciai e Caprari, perché i ragazzini fuori, io ho incontrato qualche ragazzino che voleva l'autografo, poi abbiamo comunque dato qualcosa a loro con Zampano facendo firmare questi autografi, e ringraziamo anche Simone Pepe che comunque si è intrattenuto con noi giornalisti prima dell'inizio della partita, una persona alla mano. Contrariamente a qualche altro personaggio che Antonio non andiamo a sottolineare, no. Una partita comunque bella, perché i ragazzi del Cupello si sono impegnati tantissimo, logicamente ci tenevano a fare bella figura contro il Pescara, hanno segnato credo Antenucci e Benedetti, c'è stato due difensori. Un qua. Esatto. E Benedetti ha anche rilasciato un'intervista post partita dove diceva: sono contentissimo di aver segnato contro il Pescara, però sabato sempre forza Juventus, quindi mi ha mollato, insomma, una stangata gliel'ha data. E infatti poi il Pescara, insomma, diciamo, per tua fortuna, perché sei juventinissimo uguale ad altri ospiti qui in studio, ha vinto facilmente, diciamo così. Beh, diciamo col freno tirato, perché anche se vi ha fatto anche un po' arrabbiare, vedo qualche intervento, ci sono state tante polemiche per un Pescara un po' troppo arrabbiati con Muntari soprattutto. Sì, leggevo di qualche giocatore che forse ci ha messo qualche calcetto in più rispetto a una partita normale, no? Sul nostro amato Dybala. Esatto. Cupello che poi ricordiamo, questo era un amichevole, invece poi rinizia il campionato, ormai è salvo assolutamente, però dovrà giocare una partita che secondo me sarà comunque agonisticamente tesa sul campo di Capistrello, perché il Capistrello è l'ultima partita che giocherà in casa e lì di solito comunque i tifosi sono anche molto caldi, quindi nonostante siano salve tutte e due le compagini vorranno sicuramente chiudere al meglio, almeno in casa, no? Una sorta di derby anche per il nostro amico Meuccio, assolutamente, è stato ospite nostro settimane scorse. E parlando di settore giovanile, volevo far intervenire anche Giacomo Pietropaolo, perché a Pescara, oltre al settore giovanile del Pescara, quello del Delfino Flacco Porto non è da meno a nessuno, anzi è uno dei più solidi e floridi del panorama abruzzese, sì, vero? Beh, innanzitutto buonasera, ti ringrazio per l'invito. Benvenuto. E anche per le belle parole. Certo, negli ultimi anni, da quando siamo subentrati in questa società, stiamo facendo il nostro meglio per portare avanti i valori che poi si esplicano nella prima squadra. E quindi poi io personalmente mi occupo anche del settore giovanile insieme a Mister Cipriani, e quindi cerchiamo di valorizzare al meglio quelli che sono i nostri obiettivi e soprattutto il nostro modo di fare, che in alcune cose è diverso da tanti altri ambienti. Settore giovanile che si occupa anche non soltanto di calcio, ma ricordo per esempio ci sono insegnanti di sostegno per i ragazzi che esatto, magari hanno qualche ritardo a scuola negli studi, voi permettete di studiare anche in locali adibiti sotto le tribune del San Marco con insegnanti. Esatto, no, abbiamo l'ausilio di alcune docenti che totalmente a titolo gratuito collaborano con i ragazzi, perché giustamente molte volte i genitori hanno questo raffronto con i figli: se vai male a scuola non puoi fare attività sportiva. Siccome un ragazzo deve imparare a organizzare la propria vita in tutte e due le fasi, noi cerchiamo di aiutarli sotto questo punto di vista, e quindi abbiamo avuto la possibilità di farci aiutare da questi docenti che sono bravissimi e poi lo fanno per passione, quindi è
Certo. Antonio, a proposito dei settori giovanili, io ho un saluto da fare, l'ho fatto anche dietro le quinte, ma anche in diretta, no? Per lui, perché è un ragazzo che tutto sommato si occupa dei ragazzini ed è Matteo Pizzi, che comunque saluta e poi ci avrò qualche domanda da fargli specifica. È stato il tuo gancio per preparare un po' di domande. Ci sono stati un po' di ganci, sì, lui può essere stato uno di quelli. E io sono la vittima in tutto questo. Dovevamo scegliere, ultima, dobbiamo sceglierla, potresti essere solo tu come qualche altro ospite anche. Certo. Presidente Iurisci, io non so adesso voi come siete strutturati per il futuro, ma a livello di settore giovanile? Ci sono altre società a Ortona che sì, si occupano di questo, però qualcuno mi sa che già si è affiliata con voi, se non sbaglio, no? No, allora, la questione è questa, praticamente ci sono già due settori giovanili che agiscono sullo stadio di Ortona, quindi in città, e chiaramente noi stiamo intavolando una trattativa ben indirizzata per fare in modo di avere anche noi l'anno prossimo perlomeno un settore giovanile che ci dia un serbatoio importante per la prima squadra. Direttore, quest'estate ricordo quando mi mandavi messaggi, abbiamo preso questa, cioè, eravate evidentemente la favorita, purtroppo la squadra della mia contrada che magari senza la vostra presenza avrebbe stravinto il campionato. Ecco, va quindi bene. Una nota dolente per sì, Antonio. Sì. No, no, ma lui lo sa, già da quest'estate ne abbiamo parlato. Beh, abbiamo lavorato molto bene sul mercato, sia io che il direttore generale, inserendo anche poi il presidente e vicepresidente. Ci siamo dati molto, molto da fare. Abbiamo cambiato. Avete anticipato i tempi? Perché molto. In 2-3 giorni avete fatto una marea di acquisti. Ma sai, se lavori subito, anticipi, ottieni. Esatto. Se vai in ritardo, non becchi niente. Tardi anche perché, all'oggi, appunto. Sì. Appunto. La cosiddetta programmazione. Abbiamo lavorato molto bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il Marotta dei poveri. E avrei detto anche Moggi, però so che no. Lasciamo perdere la Juventus. Dunque, io ho dei messaggi che sono arrivati. Basso di Campi, quindi sa già a chi mi riferisco. Pietro Paolo è il più bello e auguri per il matrimonio. Quindi già sappiamo che si sposerà a breve. No, sarà una cosa bella, auguri da parte anche nostra. Francesco Tiberi invece dice grande Mister Pizzi, che abbiamo nominato poco fa. Simone Di Felice, vai Jack, perché Jack? Per il nome Giacomo, quindi. Ok, quindi niente in particolare. Esatto, Jack. E così anche Davide D'Alessandro, grande Jack. Emanuele Giorgini, grande Mister, e si fa una risata. E Andrea Savini, grande Mister. Speriamo anche da Ortona arriveranno un po' di messaggi, anche qualche domanda. Anche perché ne hanno vinto tre giornate d'anticipo. Ricordiamo un passato davvero glorioso. Io ricordo la Serie D con il vulcanico patron Linardo, che adesso, diciamo, in qualche modo è rientrato in gioco con un suo degno erede. Quest'anno si sono aggiunti. Società, Angelo Di Nardo come vicepresidente, che è il figlio del presidente Tommaso Di Nardo. Poi Angelo Bacile, anche lui un altro presidente dell'Ortona Calcio Storico, e direttore generale Dario Nervegna, imprenditore importante nell'area portuale ortonese, e quindi ci hanno dato una mano, perché è inutile nasconderlo, per fare calcio e per vincere i campionati ci vuole l'aspetto economico importante, oltre chiaramente un bel settore giovanile che ti dà una mano. Voi, ricordo, eravate espressione del calcio di Caldari, qualche sì. Pentimento per essere sbarcati al centro ma è stata la mossa giusta? Ma guarda, guardando i risultati la mossa è stata giusta, azzeccata. E quindi all'epoca, un anno fa abbiamo fatto questa scelta, ci siamo riuniti tutti insieme, abbiamo votato democraticamente, abbiamo deciso e la decisione è stata azzeccata, perché abbiamo vinto il campionato, diciamo, con 3 giornate d'anticipo. Un po' come la Juve davvero, no? Quasi. Stile Juve. Buffiamo la Juve. Infatti l'unico che non volevo invitare era interista. No, no. Milanista ti va. Fottere, Ah, capito, giusto, poi dopo il derby qualcosa da dire, poverino, no. Ce lo può anche avere. No, possiamo anche ricordare la sconfitta a Foggia 2 a
qualcosa anche voi ci avete da darvi. Sì, 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 ma infatti noi è giusto. Sul passato abbiamo avuto qualche pecca, c'è. È di tutt'altro tenore. Dacci il tempo per ritornare. Allora, io ho dei messaggi. Sì, Emanuele Giorgini, esatto, ma brucco. No, Emanuele Giorgini, chi? Sempre lui, perfetto, ormai tutto e due. Poi Giampiero Misci, che invece dice, di Ortona, esattamente, e salutiamo, salutiamo innanzitutto alla Madrid, perché sa che qua siamo per il Madrid, un saluto a tutti gli ospiti, in particolare al presidente Rocco Iurisci, complimentandomi con lui perché non è facile rispettare i pronostici che li davano sicuri vincitori. Ciao Tiziana e Giampiero Misci. Salutiamo. Infatti non sempre vincono le squadre. Esatto, lo dicevo infatti prima. Favorita la vigilia. C'è stato un momento, direttore, in cui avete temuto che il sogno non si riuscisse ad avverare? Sì, la partita col Piazzano. Perché quella di Ortona. No, avevamo 16 punti di vantaggio, però sapevamo se vincevamo ci portavamo a 19 punti, quindi avevamo chiuso il campionato. Affrontare quella partita è stata affrontata in modo negativo. Perderla vuol dire che tu sei tornato a 11 punti e quindi rischiavi, anche perché comunque il Piazzano, ben allenato da Angelo, che tu conosci Ortona, Ortona è un grandissimo amico, e c'è stato un calo mentale da parte dei ragazzi, che poi piano piano, grazie a Dio, si sono ripresi. È stata salutare, diciamo, la sconfitta. Sì, è stata salutare. Ci può stare, anche perché nell'arco del campionato noi abbiamo perso due partite. Abbiamo perso la seconda di andata a Mondarzoli, dove giocammo male, e la partita di Piazzano. Quindi il resto che abbiamo dimostrato sul campo è totalmente diverso. Però la partita che noi... Ci ha fatto frenare un attimino, è stato quello col Piazzano. Ed è secondo me la squadra che andrà a fare la finalina per i playoff. Per i playoff. E l'unico che non abbiamo ancora sentito, Simone Di Lisa, vuoi fargli tu una domanda o ci penso io? Pensaci tu. Allora Di Lisa, vogliamo parlare di questo girone B di promozione, ma dicevamo anche con Tiziana. Sì, poi anche qualcosa sulla Coppa Italia, esatto, vogliamo c'è stata chiedere. Una Coppa, c'è stata una finale importante. Con un avversario che in campionato voi rivedrete tra poco, dopo la gara casalinga con Raiano. Sì, una finale che le è andata male, però ai rigori, quindi non è che l'hanno persa sul campo, è stata la lotteria dei rigori a decidere il contendersi tra due squadre di categoria superiore, sia allo Spoltore, e non ricordo da tanti anni che gioco qui un campionato con due contendenti, quali Chieti Torreale e lo Spoltore, così forti sia sui singoli che come a livello societario, e il resto hanno fatto anche un po' il vuoto. Da parte nostra mi sono rimasto stupito, come i miei compagni, del nostro campionato, che è stato ben oltre i nostri limiti, ma che è stato disputato con una continuità e con... Ricordiamo, voi avete raggiunto il traguardo dei 23 risultati ultimi consecutivi, non è da tutti, non ci sono riusciti né Chieti né... Lo dicevamo proprio con il presidente del Chieti, no? Che loro erano stati una sorpresa, tra virgolette, perché poi il presidente del Chieti ha speso ottime parole per il fino flacco porto. Una squadra giovanissima la vostra, sì, come spesso accade con la gestione di mister Bonati, ma anche del presidente, del padron Paluzzi. Vogliamo mandare anche qualche immagine, così qualche gol a volo, della clip numero uno, Nicola. Sono alcuni gol che ho preso a volo. Antonio, posso leggere intanto dei messaggi proprio per lui? Un caro saluto all'uomo in più della Flacco Porto, Simone Di Lisa. Mangia però, Simo, che ti sei dimagrito troppo. E questo glielo scrive Basso di Campi. Poi c'è Andrea Mabruco che dice: Di Lisa, uno dei più fondamentali del Delfino. E Stefano Pangiarella, grande mister. Quindi è tutta loro questa. Mister Bonati, che presta sempre un'attenzione maniacale anche durante la settimana, un ambiente sereno, non è un allenatore che assille i giocatori. Io sono stato, come vi dicevo prima, giovedì mi sembra la migliore che avete fatto col Miglianico, ma prima assolutamente rilassato. Sì, era una settimana in cui non si giocava, era
esattamente prima di Pasqua, quindi l'intensità della partita è stata comunque alta, perché comunque la richiesta ai ragazzi è sempre elevata al di là dell'amichevole, però obiettivamente, come hai visto, era comunque un clima di serenità, che poi è quello che ci contraddistingue durante tutto l'anno. È stato così, non c'è mai stata una vera settimana in cui i ragazzi si sono sentiti sotto pressione per quello che stavamo facendo, e diciamo che un pochino si vede anche in campo la spensieratezza con cui giocano, la serenità proprio che trasmettono. Poi non avete disputato anche una buona prova, esatto, con una squadra di categoria, esatto, superiore. Playoff sì, playoff no? Allora, in questo momento ci sono 9 punti di distacco con lo Spoltore, quindi basterebbe forse un punto, no? Sì, sopra, già con 10 punti i playoff non si disputerebbero, e quindi poi noi abbiamo una partita difficile domenica con Raiano, che ha comunque giocatori importanti, e che davanti ha comunque Rossi Finarelli, che è un giocatore che è di categoria anche superiore, e quindi per noi Spoltore è già troppo lontano, dobbiamo pensare prima a Raiano, perché è già un punto perso per strada. Quindi finale, ogni domenica una finale. Esatto. Anche loro non devono. Sì, 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 sicuramente, ma noi non abbiamo mai guardato a loro. Diciamo che in alcuni momenti è stata bravura, in altri è stata anche fortuna, perché loro hanno perso qualche punto per strada che obiettivamente era non pronosticato. Non previsto, pronosticato, certo. Esatto. Certo. Tanti saluti a Tiziana dai suoi fans, Carlo Pini, ormai li so, Ermanno Carlo Russi, Pini e Russi e il cantastorie Michel Russi. Quindi sono aumentati, benissimo, sì, li sì. Saluto come ogni mattina. Però questi vogliono che veniamo a vedere una partita. Domenica non ci siamo perché dobbiamo andare a fare le interviste, se giocheranno di nuovo un sabato, questa era prima di Pasqua. Non lo so se adesso le ultime giornate... È difficile che si possa giocare di sabato, però in caso di concomitanza, esatto. un po' difficile. Allora, io avevo preparato a volo oggi, poco tempo a disposizione, una clip che è dedicata ai nostri amici dell'Ortona, dell'Ortona. Che per suggellare un po' con le immagini quest'annata straordinaria. Facciamo festa pure noi, no? Loro hanno fatto la loro festa subito dopo. Avrebbero anche piacere a rivedere qualche immagine. Allora, è la clip, che quella che non abbiamo ancora mandato, la 3. I stayed up just to see.
Bene, abbiamo rivisto, tratte dal nostro archivio, le immagini salienti di questa stagione, caratterizzata anche dall'elevato numero di reti, perché oltre al Piazzano, vedendo la classifica marcatori, ci sono le due coppie gol, esatto, di Henry e Bussoli, sì, del Piazzano, e Bolognini e Pompilio, vostri. Sì. Pompilio, tra l'altro, è un aficionato della vostra squadra, perché viene dalla Real Caldari, è uno di quelli che è rimasto... Sì, vabbè, è stato con me anche con la Virtus Ortone in passato, quindi conosciamo molto bene. E per l'anno prossimo avete già mosso i primi passi per allestire la nuova squadra, se c'è bisogno magari di fare qualcosa? No, confermiamo al 100% tutti quanti, stiamo lavorando solo sul discorso fuori quota. Sì, perché che come sempre. Sì, anche perché dobbiamo allestire la Juniores, quindi giustamente lavoriamo su quello. Per la prima squadra non credo che faremo dei ritocchi. C'è stato in squadra un ragazzo che è stato un po' il trascinatore del gruppo, anche se poi alla fine era comunque un gruppo forte. Il gruppo, c'è sempre il trascinatore, il gruppo. Il gruppo, la forza del gruppo. E il mister, non ne abbiamo parlato, mister Carinci. Il mister è stato... Non è nuova le vittorie del campionato, perché lo vince anche con il Crecchio, sì, pochi anni fa. Sì, sì, certo. Arrivò in prima, poi non riuscì a vincere il campionato di prima categoria. Il mister è stato una persona di poche parole, è una persona di poche parole, molti fatti, chiaramente si trovava una squadra, un rullo compressore, chiaramente, una Ferrari, però non è facile, perché avendo tanti giocatori, magari tante prime donne, qualcuno poteva pure prendersela a male, oppure quando non fai giocare qualcuno, magari si offende, quindi la gestione dello spogliatoio è stata ottimale, e poi i risultati, quando arrivano i risultati, anche magari qualche problema si riesce a coprire. Ma voi al delfino di prime donne non ne avete, per ragioni di costi forse, ma non sono mai state considerate come prime donne, anzi sì, Daniele, che purtroppo adesso, anzi fortunatamente adesso lavora a Milano, quindi fortunatamente per lui, esatto, certo, purtroppo per noi però neanche lui, cioè alla fine, siccome il gruppo è talmente giovane, anche loro si sentono un po' ringiovaniti, tra virgolette. Quindi. Esatto. All'anno prossimo voi dovete muovere per i portieri, perché tutti e due quelli che avete andranno a studiare fuori. Nelle interviste dell'ultima volta, che andranno a studiare fuori. Tra l'altro insieme a Milano, al Politecnico, quindi... È un tradimento doppio. Sì, sì. Però l'hanno detto per tempo, quindi avete tutto il tempo di muovervi. Esatto. Almeno questo, non vi hanno lasciato a piedi all'ultimo momento. E per quanto riguarda l'Ortona, Presidente, abbiamo detto che quest'anno in estate sono subentrati nuovi dirigenti che hanno portato linfa e anche economica importante. Ma voi siete a posto così, oppure per aspirare a qualcosa di meglio c'è bisogno ancora di qualche altro? Ma, allora, il campionato di promozione, per come lo intendiamo noi, per quello che vogliamo fare noi, ecco, ci sono i nostri nuovi, un altro anno saranno i nostri avversari. Chiaramente noi vogliamo... Io stavo per dire scaramanticamente. Vabbè, allora diciamo che forse, ipoteticamente sono nostri avversari. Siamo sull'onda del successo, vorremmo continuare. E quindi chiaramente siamo in cerca anche di altri soci che ci possono supportare. E che lo sforzo economico è stato notevole quest'anno, lo deve essere anche un altro anno, lo sarà anche un altro anno, e non ci vogliamo fermare, perché Ortona, come dicevi tu all'inizio, è una piazza che merita anche di più della promozione. Quindi che ti devo dire, noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Ho visto che nell'ultima partita avete riconquistato anche un po' di tifosi, però voglio sperare che non si salga sul carro del vincitore solo quando si vince. I veri tifosi si vedono anche quando le cose vanno male. Sì, sì, quello, ma sicuramente non li avevo visti nelle altre gare. No, vabbè, in trasferta ne vengono pochi. Sì, perché giocava anche l'impavida, quindi... Ecco, molti sostengono la concomitanza, sì. Non sì. Beh, allora, cioè, tu, no, è solo per quello. Ad Ortona, sì.
Cioè, a Ortona ci sono molte realtà, non solo calcistiche, quindi calcio a 5 con la Tombesi, l'Impavida, Wear Basket, società professionistiche che chiaramente richiamano pubblico da tutta la città. Però è importante vedere che comunque siamo riusciti a riportare parecchie persone a vedere le partite di calcio. Entusiasmo. Poi magari salendo di categoria ne verranno ancora di più, sì, sai, i tifosi come sono, no? Forse Tiziana non era ancora nata nel 94, no? quando si faceva il CND. Era bella che è nata, però non lo speriamo. Sì. Sempre piene. Poi ci sono anche altre squadre di calcio, abbiamo citato il Victoria Cross, sì. La Virtus Ortona. C'è la Virtus Ortona, gioca attualmente in promozione, sta lottando per la salvezza, il cambio di promozione. Sono nostri amici, ci alleniamo insieme, due giorni a settimana abbiamo il campo in comune, siamo amici con i dirigenti, col mister, quindi... Io ho un giocatore del mister, perché è giocatore lui, Luigi Cirillo, che dice: vai presidente, Iurisci uno di noi. Il portiere, esatto. Dei portieri. Ho visto Colloni, si è disimpegnato alla grande per sostituire la Colloni, grande amico di Santo. Colloni, sono 25 anni che sta con noi, non è un giorno. Quindi è un ragazzo di 43 anni che si dà ancora da fare. Vedi? Ma non ha subito Golden. No, sta lavorando abbastanza bene, dai. La barba invece come sta? Pier sta migliorando, speriamo che guarisca al più presto, perché si sente la mancanza. Comunque un perno è un faro di sta squadra. Ci dispiace per quello che è successo. Sono anni. I suoi passati in Lega importanti. Pro, importanti con Langiano, quindi... Non è l'ultimo arrivato. Esatto. Antonio, abbiamo parlato di basket, perché abbiamo detto che il basket è forte, no? Abbiamo una squadra forte a Ortona e tu hai qualcuno vicino che mi dicono che è appassionato di NBA, giusto? Quindi NBA. Può parlare anche di basket. Sì, non sono così ferrato del basket italiano, però sono un appassionato. Quindi tu solo la NBA? Sì, sono questa piccola E passione. Perché quello italiano, no? E questo... Perché, non lo so, forse l'atmosfera che si respira nelle partite NBA è più affascinante. È leggermente diverso. Che saggio. Ci sono anche ci sono... Io personalmente ho praticato anche basket quando ero ragazzino, Vedi? Mi piace, se avessi l'opportunità lo seguirei anche con interesse, però l'NBA ha un'altra atmosfera. Perfetto. Indubbiamente. Allora, volevamo parlare anche del girone B di promozione condivisa. Abbiamo detto di Chiesa e Sportore, che sono un gradino, anzi più di un gradino sopra le altre. Voi però siete la terza incomoda. Infatti loro hanno questo ruolo adesso, tra virgolette, scomodo, no? Per lo Sportore. Beh, un ruolo scomodo no, è un ruolo che è bello essere lì in quella posizione, che ci siamo guadagnati, che non solo a livello di risultati ma anche a livello di gruppo, cioè il risultato calcistico a volte si dice la cosa più importante. Noi una volta che il primo obiettivo era quello di salvarci è stato raggiunto, abbiamo iniziato ad essere più, come ha detto lui prima, più rilassati, più spensierati, non con l'ossessione della salvezza. Che poi fa tanto, no? La spensieratezza, perché molte volte quando si è più liberi mentalmente si riesce a giocare meglio rispetto a chi ha delle pressioni, perché sa di dover raggiungere per forza un obiettivo, perché magari la società gli ha detto dobbiamo vincere. Questo sì, unito Vero? Anche al fatto di aver meriti vanno fatti. Tutto lo staff che ha reso coeso questo gruppo, ma perché prima di tutto io sento di dire che ho degli amici al Delfino, cioè nel senso noi andiamo ogni settimana a cena, ci riuniamo anche altri giorni, poi quotidianamente stiamo al campo, ma ci diamo un'ora e mezza, due pure prima al campo, e è bello stare e vivere insieme le giornate agli altri amici, no? Una situazione simile l'aveva descritta anche Zirpolo, no? Per il San Buceto, che comunque è una situazione anche lì, scherzano, ridono. Anzi, ti devo dire che mi hanno inviato delle fotografie in settimana, noi avevamo fatto un'intervista doppia, no? A Maraschio e poi al portiere Prosini. Prosini ha inviato la testimonianza che lui non sa cucinare e invece Maraschio stava ai fornelli a cucinare per un gruppo di persone.
Quindi dice, vedi che non abbiamo detto scemenze, e la verità, mea culpa invece lui è Masterchef. Quindi. E Gianluca è un'ottima forchetta. Ecco, vedi, ce lo confermano. Lo conoscete bene. Allora, io ho due messaggi al volo per Pietro Paolo. Pietro Paolo pensa al calcio, il basket è un'altra cosa. Poverino, l'abbiamo messo noi in questo guaio. Sai con chi prendertela sempre, che poi ti scrive. Pietro Paolo, aggiungi un posto per il matrimonio, tavolo 22, ma qui sfotte me perché il 22 è una cosa particolare. Quindi a posto. Allora, opinione 1 per gli amici dell'Ortona, complimenti per la vittoria del campionato dal vicepresidente del Villa Santa Maria, Peppe Paruffalli, che salutiamo. E tornando alla divisa per parlare del girone B, domenica sono in programma delle gare molto interessanti, il Chieti potrebbe festeggiare sul terreno dalle parti mie con la Val di Sangro, ovviamente la Val di Sangro farà i debiti scongiuri, però anche l'anno scorso fu proprio lì una vittoria del campionato. La Vastese porta bene come campo. Agli avversari potrebbe portare bene, diciamo, esatto. E poi una gara per la salvezza molto importante, quella dei nostri amici del Casal Bordino contro il Castellone Ralfino sul terreno del nostro amico Gianni Di Battista, e lì sarà una gara molto combattuta, dai, diciamo così, combattuta, anche perché conoscendo magari diversi giocatori sia dell'una che dell'altra squadra non se la manderanno a dire, insomma, no? Esatto. Vedremo. Poi altre gare, Sporting Casolana Castello, che potrebbe Castello decidere la salvezza, forse più nella parte play-out e retrocessione ci sono più sconti rispetto alla parte alta, perché lì è successo come la Juve in Serie A, ha fatto un po' il vuoto il Chieti per Alex inizialmente, qualcosa ha perso anche per strada, però insomma l'ha dominato dall'inizio alla fine, quindi meritatamente. La Virtus Ortona, direttore, che campionato ha fatto quest'anno? La Virtus è partita l'anno scorso per fare un campionato di prima. Si è trovata la settimana prima del campionato a essere ripescata in promozione, quindi non era pronta per affrontare la promozione. Strada facendo è riuscita a mettere su un bel gruppo di ragazzi giovani e sta lottando adesso per salvarsi. Non è stato facile. Esatto, quindi se il derby è stato rimandato quest'anno si può... Speriamo. Anche se non è ancora scontato. Sì, no, mi auguro che si salvano, anche perché c'è un bel gruppo, abbiamo, come diceva il Presidente, un ottimo rapporto, quindi ci fa piacere avere in città due squadre di promozione. Esatto. E invece la sorpresa del vostro raggruppamento qual è stata? Escludendo la squadra rivelazione. Escludendo le favorite. Beh, mi verrebbe da dire noi, però. Infatti io l'ho detto, Sì, escludendo anche voi. A me ha fatto un'ottima impressione all'andata, è piaciuto il Silvi come squadra, soprattutto quando gioca in casa. E, poi si è perso un po' strada facendo, però il campo di Silvi è sempre, forse perché anche quando ero giocatore, giocare a Silvi era sempre parecchio difficile. Forse quest'anno è stata la prima volta che siamo usciti vincitori su quel campo, erano anni di pareggi, sconfitte, quindi forse questo è stato un po' la chiave. Antonio, lui ci ha detto che è difensore, no? Prima stava parlando. Sì. Allora, nel campionato di promozione girone B, l'attaccante che secondo te ti avrebbe potuto dare più fastidio in assoluto? Quest'anno ce ne sono stati diversi, no? Quest'anno Bravetti. È difficile perché quest'anno ci sono 6-7 attaccanti di eccellenza. Anche di eccellenza, messi Lalli, magari. Fabio è un ottimo giocatore, lo dimostra i 26 gol di quest'anno, quindi sicuramente. Un po' fastidio ti avrebbe dato. E un'altra domanda invece un po' più seria stavolta, dai, piuttosto che il basket. Vuoi o hai il sogno di aprire un centro di riabilitazione? Sì, sogno nascosto. Che adesso non è più nascosto. Esatto. Perché l'abbiamo reso in collaborazione con un amico in particolare. Sono tanti anni che cerchiamo di intraprendere questa strada e si stanno aprendo parecchie. Bocca al lupo, ti ringrazio. No? Per ma è porre limiti. Esatto. Un saluto a mister Pietro Paolo e complimenti per la trasmissione da Roberto e Gabriella. Sì, grazie. Va bene. Poi... Ma mister è anche tuttologo? C'è qualcuno che lo chiama così, no? Io so, no, lo chiamano... ma
Questo è semplicemente perché mi trovo coinvolto in vari ambienti e quindi... Dicono che lui sa un po' tante cose e quindi no, viene chiamato tutto. È un po' una presa in giro quella, assolutamente. Ah, è una presa in giro, va bene. Allora, stavamo parlando quindi del campionato di prima categoria con gli ospiti dell'Ortona. Adesso i play-off qui sono un discorso per Piazzano e Real Montazzoli. Penso di sì, perché Piazzano non so quanto dista dalla... Anche se, diciamo, non sono ancora 10 punti tra Piazzano e Cerni, Guastameroli, sono 9. Però... Sono 9. Real Montazzoli deve riposare una gara. Sì, sì. Riposare una gara. Vabbè, il Piazzano sicuramente... Anche lo Cerni, a 25 partite di squadra. Ah, anche lo Cerni. Piazzano e Guastameroli invece no, devono giocare... Vabbè, ancora tutto da decidere, mancano 3 gare, Piazzano da seconda sicuramente perché ha acquisito già la seconda posizione. Sì, vincendo anche lo scontro diretto già acquisito, col Montazzo. Però un campionato avvincente, dirlo di voi. Beh, guarda, ripeto, noi siamo stati primi dalla sesta giornata, mi sembra, settima giornata in poi, il divario si allargava, diminuiva. Però, diciamo, siamo stati sempre abbastanza a distanza di sicurezza. E chiaramente, come dicevi tu, se non c'eravamo noi, il Piazzano è la squadra più attrezzata per vincere il campionato. Però ci siamo noi. Peggio per gli altri. Ascolta, io ho dei messaggi. Gianluca Ramu, Eri, numero a Capuozzo. Non lo so cosa significa. Dopo c'è Marco Chiacchiaretta che dice: per l'amore di Dio non ditegli che è un tuttologo, e lo devo subire io poi ogni giorno al campo. Quindi la dritta è stata giusta. Davide D'Alessandro ride e Fabrizio Pelusi: presidente, dillo che hai sempre guardato tutti dall'alto, grande press. Sì, sì, grande Fabrizio, grande ragazzo. Anche bravo, essendo ragazzo. Juventino il presidente, quindi ci sono mentalità vincente, però ti dico che ci sono misti, perché se lui è juventino, lui è interista, il vicepresidente della Lazio, niente, quindi niente non so, è vero, è lazialissimo. Il 5 maggio 2000. Quindi come se la giusta non se la giusta, lo dicono sempre loro. Come faccio? Io dico, intervenite anche la fascia Milano o qualcosa. Lo facciamo andare d'accordo, è un miracolo. Lasciano vincere così la Juve a mani basse. E io quel giorno ricordo a Radio Delta a fare la trasmissione con due interisti, parlavo solo io. Ah, giusto per nominare sempre questi interisti che ti stanno proprio simpaticissimi. Che vogliamo fare. Perfetto. Ci sfottiamo un po'. Allora, abbiamo detto della vetta del girone B di prima categoria. In coda non è deciso ancora nulla, perché il Treville è vero l'ultimo, però può sperare, oddio, può sperare nei play-out. 13-29 la Torlese. Attenzione, col cambio della guardia sulla panchina, il Treville può sperare. Chi c'è adesso al Treville? C'è il mister Valerio Valeri. Ah, Valerio, è un esperto, quindi può sperare. Tutto è possibile, almeno si mantiene vivo l'interesse fino alla fine. Cenza sul Trigno, quanti... Il Trigno è quintultimo, è avviato verso la salvezza, il Trigno fa i punti soprattutto in casa. Noi domenica infatti andremo... Domenica saremo a Trigno Celenza. Loro si vogliono vendicare del 7-0. 7-0 è pesante. Guarda, ascolta, qua abbiamo gente che gioca, ha giocato e io... Ho giocato, è più umiliante, è più umiliante fare la melina sul campo che non fare 7 gol. Sono d'accordo. E questo è quello che gli ho detto al mister del Trigno. E purtroppo non posso dire ai ragazzi, io o il mister, non segnate. Chi è quel giocatore che davanti alla porta la palla la butta fuori? Oddio, molte volte i giocatori in campo parlano magari di una questione di rispetto, nel senso che per tanti magari subire 7 reti... Questa parola non esiste, il rispetto dove sta scritto nel calcio? No, non è una cosa scritta, loro dicono magari viene da sé che bisognerebbe fermarsi, non andare a mettere ancora di più il coltello nella piaga. Ma ci sono diversi correnti. Ma a maggior ragione dico...
fare 5 gol e farti mezz'ora di melina è umiliante. È più umiliante. Farti 7 gol, ti hanno fatto 7 gol. Anche a Basso capitò con la Vascese che dispiace, perché dispiace. Tanti gol a zero. Ma sappiamo che polemiche. La partita è difficile, ne abbiamo incontrate tantissime, tutte difficili. Anzi, saluto tutte le società, tutti i dirigenti e i giocatori del girone B di prima categoria, che comunque tutto sommato abbiamo rispettato e ci hanno rispettato, questo è importante. Poi il campo decide il tutto. È vero. Il giudice insindacabile. E loro del Delfino Flaccoporto come si comporterebbero? State vincendo 5-6-0? Continuate a giocare tentativamente? Sono un po' d'accordo con loro, nel senso, okay. Innanzitutto gli rinnovo i complimenti per la vittoria che ho fatto prima, e poi anche dalle immagini si vede abbastanza chiaramente che il divario tecnico-fisico, quindi nel momento in cui, con tutto rispetto per le altre società, quindi nel momento in cui ti trovi in campo, obiettivamente una squadra che entra per vincere, entra per fare il massimo, e quindi un ragazzo si predispone mentalmente per fare il quindi problema. Quindi anche 7-0, 8-0? Io personalmente non mi sono mai trovato in questa situazione, però... Forse ti ci devi trovare. Esatto, probabilmente, sia a subirlo probabilmente che a bisogna trovarci. Sì. Vero? Sì, esatto. Sì, questo cioè, è italianissimo, le squadre adesso vanno, esiste 7-8-0 la squadra. Ma infatti si vede nei campionati dove spesso ci sono anche diverse reti, ma lì è anche diverso l'arbitraggio, purtroppo, spesso sì. Lasciano giocare di più, in Italia siamo più che ci buttiamo e perdiamo un po' più tempo, dalle categorie più basse alle categorie più alte. Però, allora, c'è un messaggio di Nicola Rucci, che non poteva mancare. Però non dice male agli arbitri, ecco, almeno i tuoni, almeno al momento. Dice però, strano, non si sono venuti a lamentare i signori dell'Odorisiana. Lui è dalla scorsa settimana che ha trovato altri a cui attaccare. Poi quelli dell'Odorisiana. Assolutamente no, anche perché si era acceso un bel dibattito. Non si è giocato, quindi settimana scorsa si era acceso proprio un dibattito un po' troppo pesante, tra virgolette, dai. Abbiamo smorzato. Stemperiamo, dai, sì. Stemperiamo. Sì. Allora c'è un messaggio, un saluto a mister Pietro Paolo. Vabbè, questo l'hanno rimandato un'altra volta, Roberto e Gabriella. Ma l'avevo letto, forse non volevano sottolineare. Ah, hanno fatto il bis. Esatto. Volevo parlare, se possibile, quanto abbiamo, forse 10 minuti. Questa sera stiamo andando un po' più soft, meno veloce perché non si è giocato. Però vogliamo parlare anche degli altri gironi, sì. Del girone C. Più che altro, perché voi un po' lo conoscete, anche se diciamo l'avete frequentato l'anno scorso, qualcosa però è rimasto, qualche giocatore, qualche squadra, che giudizio ne date? Virtus Pratola ormai ha preso il, sì, ha preso il largo. Beh, il Sant'Anna ha fatto un ottimo campionato, sta facendo un ottimo campionato. Però forse con l'organico che ha poteva fare di più, però comunque sono lì. Sono lì. Lo Scafa, l'abbiamo incontrato in Coppa, un'ottima squadra, ben allenata, c'ha un'ottima società dietro. Però se in Coppa Abruzzo siete ancora... No, siamo usciti perché comunque non voglio fare polemiche, non si può giocare il mercoledì pomeriggio alle 4, siamo andati a giocare in 11. Le coppe sempre. Purtroppo i ragazzi lavorano, non fanno questo mestiere per vivere. Spesso le polemiche ci sono state per questo discorso dell'orario in coppa anche da parte dei presidenti, perché giustamente loro dicono per fare un minimo di incasso, perché noi magari vogliamo avere i tifosi, giocare di pomeriggio quando la maggior parte delle persone dovrebbe o lavorare o studiare e comunque sono impegnati. Potrebbero mettere l'orario almeno alle 20:30, così che magari notturna. È proprio una questione lavorativa. Sì. Noi non abbiamo mai fatto pagare il biglietto, quest'anno non ha pagato nessuno, venivano tranquillamente a vedere la partita. Però il problema dell'orario c'è perché i ragazzi, giustamente come diceva il direttore, lavorano e quindi si devono prendere mezza giornata, magari se la sono già presa per un'altra partita. Datore di lavoro non glielo può dare, quindi alla fine, però sentendo la federazione giustamente dice noi gli orari ufficiali sono questi, sì. Non possiamo derogare,
Quindi alla fine ci troviamo in queste situazioni qui, per colpa non solo di questo, siamo dovuti andare in 11 contati a Scafa, poi siamo usciti. Dimostrando i 50 minuti, una bella prestazione. Abbiamo fatto una bella prestazione. 8 gol mangiati davanti alla porta, pali traverse, però perché eravamo... Ma chi era il tifoso della Lazio? Perché finalmente Di Nardo, il vicepresidente dell'Ortone della Lazio. Ma ne sono venuti spesso, la settimana scorsa, abbiamo detto 2 settimane fa anche Cesario, no? Era della Lazio. Ah, è vero, sì. Ne abbiamo avuti, è strano, ma... Allora, io ho sempre Nicola Rucci che dice, per questo ridevo prima, forse gli avrà fatto pesante l'agnello, perché ricordiamo che si era parlato a fine puntata dell'agnello con l'odorisiana, quindi è sempre una battutina nei loro confronti. Poi c'è Negio Colloni, si parla così: presidente, alla fine i campionati te li vince Negio, siete grandi, un saluto. E sarebbe il portiere, sì. Poi avere anche un dirigente, il fratello. Sì. Beh, i portieri sono fondamentali, noi in una squadra 43 anni, fisico d'acciaio e tanta voglia di giocare ancora, sì. Fortissimo, in stile Buffon, no? Che comunque non smetterà. Allora, mi hai messo di Vedi? Buon umore questa volta, ti avviso che vinceva l'Atletico Madrid ed era 0-0 invece il Real col Bayern. Se può l'Atletico Madrid per secondo me è l'avversario più duro da segnare. Io vedevo il Bayern inizialmente, però vediamo, per segnare un gol all'Atletico è difficile. Però intanto vediamo domani sera. Vediamo domani. Cosa fare? Dice non parliamo prima, sempre scaramanzie. Benissimo, siamo poco scaramantici in questo studio. Andiamo avanti. Allora, nel girone abbiamo un'altra squadra che, come voi, ha vinto il campionato ed è il Real Trecciminiere di Mister Di Marzio. Non abbiamo le immagini, purtroppo, per documentare questa vittoria. E Di Marzio, che quest'anno è andato sul sicuro, l'anno scorso aveva perso i playoff con San Benedetto dei Marsi. Quindi l'anno prossimo. Oddio, non credo che ritroverete loro, perché le teramare di solito andranno nel girone A. Sicuro. Quindi, però ecco, una squadra... credo ci sia Sorvecchio. Che ho giocato insieme con Fabio, che ormai sono tanti anni, sempre, il Panzer. Dovunque vada. A Chieti, l'anno di promozione a Chieti, ti parlo 11 anni fa ormai. Che di promozione con Cosa Sapraino, sì, e stavamo proprio in casa insieme io, lui e Antonio Rucci, che giochiamo ancora insieme. E Antonio Rucci sono 22 anni insieme che giochiamo, e lui mi ricordo 11 anni fa lui... Quindi l'anno del duello con il caso, sì, la con Lanciano, di campagna, sì, Nico Fidanza, Partemie, Dario Di Mauro. Ricordo quell'annata. Io ho un altro messaggio per il presidente. Antonio Battistella dice: presidente, hai visto che alla fine ti sto seguendo anche se con un occhio alla Champions? Ma anche noi me l'aveva detto che oggi quindi, c'era la Champions. È concesso. Però mi ha seguito. Ha seguito lo stesso, vedi? Grande capitano. Perfetto. Va bene. Allora, non so, di seconda forse è meglio non addentrarci con i nostri ospiti, perché probabilmente... Il tuttologo dovrebbe dirci qualcosa sulla seconda. Storia grossa, ma parliamo di terza. Sono fuori dalla seconda. Fuori, anche il calcio femminile è otto. Sì. Troviamo, dai. Beh, il calcio femminile era stato promosso anche in Serie B, giusto, qualche anno fa. Poi comunque hanno deciso di cedere il titolo. Sì, era un'altra società che decise poi di cedere il titolo, è andato il Pescara poi. A proposito del calcio femminile, saluto tutte le ragazze, perché noi ci avvicendiamo poi con il campo. Noi finiamo, loro iniziano allenamento. Quindi saluto il presidente Ciro, un grande presidente, ci tiene molto la squadra. Si adira quando la squadra non raggiunge determinati risultati. Un'ottima squadra, come la Vittoria Cross in terza categoria, sono bravi ragazzi, Gian Piero Misci, Pasqualino Lionello, persone stimabili. E con l'impiantistica come siete messi? Allora, l'impiantistica Ortona, abbiamo su 3 campi di calcio, abbiamo uno in erba sintetica, quello lo stadio comunale che utilizziamo tutti. Poi a Caldari sono stati eseguiti dei lavori di drenaggio, però è rimasto in terra battuta e lì non si allena più nessuno. Poi abbiamo il campo di Contrada Cucullo, che è diventato praticamente un campo, una tundra praticamente. Non è un campo di calcio, è il labirinto. Bisognerebbe risistemare questi 2 campi, altrimenti lo stadio di Ortona
A vita non breve, legge. Esatto, a vita certo. breve, perché poi il sintetico si rovina. Insomma. Beh, in più si vota, quindi in più c'è, a chi chiede? No, in più c'è l'antistadio da sistemare a Ortona. Adesso è un praticamente, dietro le porte. Sì, dalle immagini, non so se l'avete visto, adesso ci sono dei rifiuti, dei calcinacci, e un'impresa sta riversando lì. Bisognerebbe aggiustarlo, farci anche lì due campetti in erba sintetica anche per eventuali allenamenti. Io ricordo quando c'era lo Sporting Ortona, sì. Facevano l'allenamento sì, là dietro, sì, sì, sì. Adesso è improponibile. Si può fare, speriamo che è un peccato perché appunto sono tre campi oltre quello esatto. principale, e quello principale poi rischia di diventare come l'Aragona a Basso, che magari non ci fanno più allenare. Speriamo che la nuova amministrazione ponga rimedio a queste problematiche. E infatti, speriamo bene. E invece intanto... loro come strutture, il Delfino Flaccoporto... è a posto per allenarsi, a un bel campo. Il volo lo gestisce in gestione, esatto, sì, quindi loro sono a posto. E comunque c'è un sovraffollamento perché la scala è scuola. Non sì, sono voi. Sì, 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 ma infatti infatti San Donato sullo stesso campo. Comunque degli orari sono destinati anche ad altre squadre, giustamente, perché comunque a Pescara ci sono tante società e i campi sono comunque quelli che sono, limitati, e però comunque sia cerchiamo di usufruire di tutti gli spazi a disposizione. Ci sarà una tappa anche a Basso, il Gazzetta Cup, no? Sì, infatti ho pubblicato ieri la notizia. Tantissimi giovani radunarsi per questa grande manifestazione che ha avuto già una tappa dalle parti di Avezzano. Comunque, come settori giovanili voi partecipate spesso a queste manifestazioni, così come c'è stata adesso nel periodo pasquale, quella che si è fatta a Stanzano, che invece era l'Abruzzo Cup con tutti i ragazzi? Noi partecipiamo quando possibile a questo torneo. Durante l'inverno abbiamo partecipato a un torneo organizzato in collaborazione con altre società, e parteciperemo ad altri tornei alla fine del campionato, perché giustamente adesso siamo impegnati nei campionati, però dove è possibile certo cerchiamo di far fare anche queste esperienze ai ragazzi, e comunque sono giornate impegnative ma formative. Bene, prima di chiudere, visto che non abbiamo ancora sforato. Aspetta, che io ho dei messaggi però, perché uno dice: Fabrizio Pelusi, votate il presidente a giugno. Questa è campagna elettorale, ma noi lo diciamo lo stesso. Vabbè, siamo ancora in tempo. Tra presidente e vicepresidente possono votare, insomma. Ennegio Colloni, un saluto a un grande portiere Pierpaolo, e in bocca al lupo da un brutto infortunio. Pierpaolo La Barba, di cui abbiamo parlato esatto. prima. Ci associamo. Volevo solo fare una piccola parentesi relativa al calcio a 5, perché oltre alla Tombesi Ortona, di cui si parlava prima, che l'anno scorso è stata promossa in Serie B insieme anche all'Atria, che però quest'anno è stata retrocessa, arriverà un'altra squadra abruzzese, che è il Real Guardia Grele, che noi abbiamo seguito a Sulmona nella finalissima, nello spareggio con lo Sport Center Celano. Quindi auguri anche al Real Guardia Grele, speriamo l'anno prossimo di avere qualche spazio anche per il calcio a 5. Abbiamo tante realtà abruzzesi che infatti giocano esatto. e giocano anche benino. E poi ecco, lo stesso Sport Center farà gli spareggi con una squadra molisana, mi sembra, per avere la possibilità di rientrare con i playoff in Serie B, quindi in bocca al lupo anche a loro. E poi complimenti anche all'Atletico San Buceto e al Devils Futsal Chieti, che dalla C2 sono salite in C1 e abbiamo seguito anche le loro gare vittoriose del campionato. Allora, iniziamo, se non ci sono altri messaggi, mi sembra che siamo quasi ai limiti dell'ora di trasmissione, esatto. Quindi se finiamo prima non ci dice niente tutti nessuno, noi torniamo siamo. Prima a casa. E allora, Tiziana, la parola a te. La parola a me, io saluto come sempre, sono velocissima, vi ringrazio di averci seguito, di aver collaborato con noi, interagito, e soprattutto ringrazio il mio gancio che mi ha dato le domande da fare a Pietro Paolo. Allora, direttore Di Santo dell'Ortona, saluti finali. Grazie a voi per averci invitato e buonasera a tutti. Grazie, in bocca al lupo per il futuro. Sì. Presidente Iurisci, in bocca al lupo anche per giugno. Lo possiamo dire, abbiamo detto ancora. Per le elezioni all'Ortona. Appunto. Crepi. Volevo ringraziare voi tutti che ci avete invitato. Poi volevo salutare tutti i miei calciatori, tutte le realtà calcistiche
e altre e non calcistiche ortonesi, in particolare Alessio Tombesi, grande presidente del calcio a 5, grande Alessio, che ha sfiorato i playoff quest'anno, e un saluto a tutti i miei concittadini. Grazie agli amici di Ortona. Simone Di Lisa, centrocampista del Delfino Flacco Porto Pescara. Grazie per la splendida serata, ci siamo abbastanza divertiti, quindi. Meno male, è un'atmosfera abbastanza alla mano. Il mio amico Giacomo è stato preso di mira. Giustamente. Allora, sì, quando vedo lui. Grazie. Lui a casa. Giustamente. E noi intanto però pensiamo a domani sera. Concentratissimi. Non so cosa c'è domani sera, poi. Non lo so, però. Allora, Giacomo Pietropaolo, allenatore in seguito. Ah, non abbiamo detto qual è. Che cosa ti occupi nello specifico? Di settore giovanile? No, nella collaborazione con il mister Bonanni, qual è il tuo settore? Ormai sono più di 6 anni che insieme a quello chiamo per nome Guglielmo lavoriamo insieme, quindi siccome il gruppo è ampio cerchiamo di lavorare in modo organizzato, quindi indipendentemente dalla metodica o dall'obiettivo, comunque il gruppo se viene diviso in modo equo, se non viene diviso collaboriamo entrambi. Non c'è uno specifico, giustamente il mister lavora su più dettagliatamente su tutto e io gli sono a ruota. Saluti finali. E vi ringrazio per la disponibilità e per l'invito e volevo ringraziare i presidenti perché giustamente se tutto quello che facciamo lo facciamo anche grazie a loro e quindi Gian Girolami e il padron Palusi. Esatto. Vi salutiamo cordialmente anche noi e saremo con il nostro Nicola, il nostro canale di fiducia. Esatto. Se volete espressamente perché tutti che porta fortuna. Amico di Fabio Di Giacomo. È vero, ogni volta che vale lui. Hai visto? A Palombaro non c'era lui. Quindi non sono l'unica a essere scaramantica, qui c'è anche altre gente. Vabbè, quindi mandiamo Nicola. Quindi noi ci rivediamo martedì, perché martedì prossimo mi sembra non ci sono concomitanze di audience superiore alla nostra. Se la Juve ci concede di fare il programma senza che gioca le 8 competizioni in cui è ancora in ballo, va quindi bene. Ci vediamo martedì alle 21. Grazie a tutti. Grazie, e arrivederci. Arrivederci. Oh.